there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers for my number when I'm sleeping. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Attic Gaming Group, sono Esid Lama e siamo tornati su Warframe dopo secoli, yeah! Ma qui la voglio camminare. Allora, sono stati fatti veramente tanti aggiornamenti e io purtroppo per cause di tempo ho praticamente smesso di giocarci, ma perché non tornare a farci due spari? Ora, se riusciamo a partire, ho trovato un party per una difesa T1 nel Void. Speriamo di non fare casini. Niente aggiornamenti comunque, non più di tanti. Ho fatto giusto qualche progressione nel syndicate, nell'associazione, che sono delle associazioni. Voi potete aderire, vi troverete contro un altro paio di syndicate avversari, avrete l'alleanza di altri. È una cosa carina, è tipo un patto, una via insomma. E progredendo potrete praticamente... Qui cosa è successo nel frattempo? Ok, accetto la difesa. Andando avanti nel syndicate potrete sbloccare delle mod, delle risorse particolari disponibili solo per quel syndicate. Qui già è iniziato il macello. Mamma mia, datemi un attimo. Allora, non ricordo manco più quali sono i tasti. F. Ok, passiamo allo sparapalle. No. Queste sono le Cronen. Ok. Perfetto. Ok, ci ho ripreso già la mano. Perfetto, via, andiamo. Spaccamo culi. Fulminati e crepa. Spadate nel muso per tutti. Voi che cazzo ci fate? Li giochiamo a nascondino. Io lo sente il ferro allora, eh? Ondata completata, siamo alla seconda ondata. Dai dai, voglio vedere qualche ricompensa bella sta partita. Carino questo. Un po' troppo rosso. Poi è un altro syndicate. Qui c'hanno tutti un altro syndicate. Sono un estraneo praticamente. Ma che macello è? Ecco, fatemi ricoglie. Voi menate, io intanto ricoglio la roba. Quel fulmine. Ah, e qua che te sbuzzo, no? Hai sentito allora? Ricarichiamo. Ok. Ho tirato una skill a cazzo. Ok, volevo vedere solo che faceva perché non mi ricordavo. E tanto il Voltor sale di livello. Atta! Ok, morto. Te che c'è sta a fare laggiù? Lascia in pace quel coso. Oh, guarda la gente! Manco fossero zombie. Oh, sono a terra. Ma hanno esploso praticamente. E quello pure è morto. Tostina comunque, tostina. Pensavo qualcosa di più semplice. Ok, andiamo in giro sempre a raccogliere un po' di tutto. Perfetto. Non c'è più niente. La gente. Cronen, livello 22, Gemini Cross. Ok.
che è la mod, diciamo, che cambia lo stile di attacco delle Cronen. La Gemini Cross. Sentite che nome è Gemini Cross. Bellissimo come nome. Oh, la gente. Bam, fulmine. Mamma mia, al volte comunque rimane uno dei miei danno preferiti. Ok, crepa pure te, va. Quello che è? Oh, torretta del cazzo, smetti! Oh, esplosa. Ma guardate questi, vengono a casa dell'altro a distruggere le cose. Ok, altra mod. Battaglia, battaglia, continuiamo. Altre 5 ondate, su. Migliorata pure abbastanza l'interfaccia, eh? Veramente carina adesso. Complimenti. Sono sempre più contento dello sviluppo di questo gioco. Vale veramente la pena giocarlo, ragazzi. Se non ci avete niente da fare, che ci volete buttare un po' di tempo, free to play su Steam, Warframe, veramente qualcosa di epico. Bello. Ovviamente c'ha le sue pecche, perché dopo un po' ti costringe quasi a acquistare qualche contenuto a soldi reali, ma insomma i free to play si sa che sono così. Io li so a terra. Grazie amico. Perfetto. Smetti, te rompe il cazzo. Ma do la gente. Bello sto fulmine. Allora, qua la raccolta. Iniziano ad essere toste stondate, eh? Mamma mia. Allora, senti che ci sta a fare laggiù. Ci metto tipo 3 caricatori per ammazzare un cristiano. Ok, quello è morto. Boom! In realtà mi sa che non ho fatto un cazzo, però è bello da vedersi. Oh, il macello proprio. Cioè, sta nova è epica. Ok, altra ondata completata. Bene così. Guardate quanto so figo. Mal di testa mi viene così. Allora, t'ho beccato strozzo, eh? Morto, ok. Bam. L'ho tranciato. Guarda qui che macello. Ha riso a terra. Ma che cazzo? Che è che mi fa così tanto male? E ricarica su, veloce. Ok, quello è morto. Crepa pure te. Lui deve sparare sti cazzo de laser. Ok. Via via, la raccolta, la raccolta. Sempre la stessa mod sto trovando, vacuum. Bella pure la musica di sottofondo. Io l'ho... T'ho sgamato pure a te, eh! Oddio la gente. Maha! Ma tutto sto macello! Io ho capito che è una difesa, ma che mi serve un esercito di tenno, non 3. Ma to che bordello. Tutta questa annata.
Che casino. Allora, ondata 9, dai, 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 dai che gliela famo. Ondata completata, quindi dovrebbe partire la decima. Modulo. Grazie. Le esplosioni. Mamma mia. C'è sto capincazzo, è bellissimo. Ecco, arriso a terra. Ma guarda te. Dovete esplodere, Dio santo. Esplode, esplode. Ma sai te che rompe il cazzo allora? Crepa po', Dio santo. Sono tipo allucinato. È bellissimo. C'è talmente tanto macello che non ci sto a capire in cazzo. Mamma mia. Ok, pure questa è fatta. Basta, basta. Estrazione. Ci hanno dato altre due chiavi come ricompensa. Veramente bella. Ottimo, ottimo. Mamma mia, comunque. Non me lo ricordavo così frenetico. Bene, bene. Un paio di livelli sul Boltor, uno sulle Cronen. Abbiamo rimediato un bel po' di mod per potenziare Tenno e la sentinella che ci portiamo dietro. E si torna a casa. Perfetto. Qualche fusion core, second wind. Vacuum, vacuum, vacuum. Finishing touch. 15% danno finisher, buono. Vacuum, sto tamper. Jin attaccherà il primo nemico che vede nella sua raggio d'azione. Questa è per la sentinella. Vacuum pure. Quick return. Meno uno rimbalzo. Throw in melee. Ah vabbè, è per i boomerang. Dai, non c'è andata malissimo comunque tutto sommato. Direi che per ora la chiudiamo qui. Ci vediamo al prossimo episodio di Warframe, ragazzi. Questa era difesa T1 insieme a gente del clan di cui faccio parte. Adesso vi dico il nome, che non so se ve l'ho mai fatto vedere. Sempre se lo trovo. No, era gente random, scherzavo. Non trovo il nome del clan. Va bene anche così. Ci vediamo alla prossima, ragazzuoli. Grazie per averci seguito. Un saluto da Acid Lama. Ciao ciao, ragazzuoli.